visto i suoi quadri pieni di luce, ci vuol dire quali sono i motivi ispiratori della sua poesia, della sua pittura e quali sono i suoi maestri? Well, I prefer painting landscapes, cityscapes, water. I lately have fallen in love with water and boats and the calmness of them. When I paint, the most important thing to me in a painting is the light. You have to have the light and the atmosphere, in the painting. I love painting people in cityscapes, especially in urban scenes. And I haven't really been painting that long. I started painting when I was very young, and I life got in the way. So I went on to a career, and about 4 years ago, I left that career to paint full time because I started to fall in love with painting again and realized, I'm starting to get pretty good at it. So now I paint full time. I'm professional at it, and I paint every day. You are Maestro? I have to paint. You are Maestro? I don't consider myself a master yet. I've got so much to learn. I learn every day. I'm far from a master. Yes. Thank you very You're much. very welcome. Paesaggi favolosi, due riflessi dell'acqua meravigliosa e quelle altre opere in quell'altra sala. Mentre abbiamo un'altra pittrice finlandese, Sirkka Lahkonen, sono qui quattro favolosi fiori alle vostre spalle. Poi abbiamo un artista italo-americano nato a New York, ma vive da una vita in Italia, ha studiato in Italia, quindi è più italiano che americano, Ugo Capnotto, che si trova sempre alle vostre spalle, figurativo, che ritrae tutti questi personaggi. Poi abbiamo un altro artista spagnolo, Carlos Sanchez, il nome d'arte Sahi, è spagnolo, lui è un artista giovanissimo, è la seconda volta che siamo felici di presentare nella nostra galleria.
A questo punto, per farvi capire al meglio le opere esposte, anche gli artisti con cui che sono in mostra, passo la parola al nostro critico d'arte, nonché scrittore, un bravissimo scrittore, Donato Massaro. Grazie a tutti. Grazie Angela. E allora, partiamo sempre dai titoli di questa volta delle mostre che preparano Angela e Riccardo. Questa volta International Art, arte internazionale. E in effetti è appropriato, come sempre, il titolo, perché arte internazionale, l'arte è sempre internazionale. Sì, è palese perché ci sono quattro artisti di provenienza diversa, ma alcuni cenni, proprio pochissimi, per dire come già i greci e i romani facevano incetta delle statue greche, perché l'arte è stata sempre internazionale. Se noi andiamo nei musei di tutto il mondo, vediamo, a parte molti artisti italiani del Rinascimento e non solo, ma anche nei musei italiani, artisti di provenienza di tutti i paesi del mondo. Quindi se c'è questo scambio evidentemente è perché l'arte è per definizione internazionale. Perché allora è internazionale? Perché evidentemente l'arte ha un linguaggio universale, si esprime i sentimenti, esprime le emozioni, gli artisti si fanno interprete di questo linguaggio per parlare a tutti, con i colori come loro usano fare. E i colori sono la loro lingua, se i sentimenti e le emozioni sono il loro linguaggio, i colori sono la loro lingua, interpretano poi la realtà come essi credono di rappresentarla, per cui c'è chi preferisce i paesaggi, c'è chi preferisce la natura, c'è chi preferisce i ritratti, le persone, e poi oggi la concettualità, insomma, per dirla con una sola parola, dove la figura è un po' andata a perdere la sua importanza. Quindi, premesso questi brevi cenni per dire la universalità dell'arte e quindi arte internazionale, passiamo in concreto a vedere i nostri singoli artisti, cominciando da Brian Beer, che essendo qui presente, tra l'altro ci ha portato questi meravigliosi quadri di vedute, quindi naturalistiche, paesaggistiche, vedutistiche, non so come vogliamo chiamarle, ma che veramente rispecchiano la realtà così com'è e così come lui la vede e la interpreta. Parlando prima con lui abbiamo chiarito come preferisce nei suoi studi, nelle sue riflessioni, la pittura dell'Ottocento e dei primi del Novecento, per cui ha imparato molto da quegli artisti, soprattutto penso alla luce che riflette in tutti i suoi quadri, agli impressionisti. Ecco, però a mio avviso la differenza tra gli impressionisti e Brian Beer consiste in questo: gli impressionisti avevano la vocazione a cogliere l'attimo, la luce in quel preciso istante in cui dipingevano. Invece, guardando i quadri di Brian, io penso che lui non piglia l'attimo, prende la quotidianità, per cui è il giorno, è un giorno intero che viene espresso nei suoi quadri, quindi non quell'attimo fuggente, a me piacciono moltissimi gli impressionisti, ma voglio dire, è la differenza che io percepisco nella sua vita, per cui sono, per dirla con Esiodo, le opere e i giorni della quotidianità che noi vediamo. Però un'altra particolarità vorrei evidenziare, come in queste figure dove si vede le opere, i giorni, l'arte, però mancano le persone. Allora dice, ma come in un posto, le persone dove sono? Le persone sono nelle loro opere, anche se non si vedono, sono presenti. Quindi questi sono quadri vivi e vitali, pur nell'assenza di persone. Come se uno, mi è venuto in mente una battuta, ora voglio fare una battuta, uno va in un posto, in un ristorante, in una galleria, e trova la scritta "torno subito", no? Ecco, i suoi quadri sono vivi anche se non ci sono le persone, perché vuole rappresentare la realtà nella sua operosità, nella sua quotidianità.
E un ultimo, per ribadire questo concetto, noi prendiamo questa barca ormeggiata quasi sulla riva con tutte queste... Ecco, questa barca mi vengono in mente per l'associazione di idee, a volte queste, la presentazione della pittura metafisica, dove si vede quasi l'angoscia dell'esistenza, della quotidianità. Invece qui noi vediamo la serenità della quotidianità, la gradevolezza, come del resto, parlando con lui, ho avuto modo di capire il suo animo sereno, che lo esprime poi compiutamente nei suoi quadri. Ecco, questo passando poi a Ugo Capnott, che è di fronte, quindi andiamo così. Ugo Capnott, anche lui è un realista, anche lui, quindi rappresenta la realtà così come la vede, però a mio avviso lui non entra nella psicologia delle persone volutamente, perché vuole rappresentare dei tipi, delle maschere, di quelli che sono le persone nella loro quotidianità, anche lui, però quasi guardandolo dall'esterno, per dire quel ritratto, visto che lui abita a Napoli, mi fa venire in mente il tipico napoletano, anche del teatro napoletano, tra l'ironico e il preoccupato, ma preoccupato alla maniera partenopea, cioè con filosofia. Ecco, quindi rappresenta un tipo piuttosto noi non sappiamo nulla di quel personaggio, almeno io non riesco a capire esattamente la sua psicologia, però è un tipo partenopeo, come la signora giapponese è un tipo del nostro immaginario collettivo, o la signora che è esposta in quell'altro quadro che si guarda allo specchio, mi pare di ricordare che sì, è un nulla di spalle, quindi forse si sta destrendo, si sta contemplando, eccetera. Ecco, rappresenta se stessa così com'è, senza sapere molto, esprime Ugo Capnott, a mio avviso, la storia di ognuno senza entrare troppo nei dettagli della loro psicologia, e quindi esprime la storia degli uomini e la geografia degli uomini, visto maschio e femmine, visto che spazia nelle varie nazionalità. Poi abbiamo Carlos Sanchez Sai con le sue ballerine, noi qui abbiamo due ballerine, ecco queste ballerine, e lui esprime dei personaggi, li esprime realisticamente, però non esprime tanti personaggi, a mio avviso, quando il concetto che quei personaggi vogliono denotare. Mi vengono in vista, si tratta di ballerine, mi vengono in mente le ballerine di Degas. Le ballerine di Degas sono in un contesto ben specifico, stanno facendo le prove della loro, dello spettacolo, oppure sono nello spettacolo, quindi fanno parte di un contesto, mentre qui a mio avviso sono decontestualizzate, ma volutamente, proprio per raccoglierne la forza interiore di quel momento, quello che le ballerine, le persone, in questo caso le ballerine, vogliono raggiungere, esprimendo tutta la loro forza interiore. Poi sono belli, ben rappresentati, perché quell'altro sono quasi praticamente, lui è un monocromatico, visto che i colori ne usa diversi, però praticamente alla percezione immediata è come se fosse un monocromatico, ecco, in questo senso, quindi secondo me è proprio la forza di con pochi elementi riuscire ad esprimere tutta la forza interiore che esse hanno. E poi circa Larkonen, che viene dalla Finlandia e che anche lei si rifà alla natura, però si rifà alla natura in maniera diversa da come fa Brian, perché non coglie l'insieme della rappresentazione della natura, ma va nei particolari, ma non solo, quindi i fiori vengono presi in un primo piano, in maniera quindi che noi non vediamo, possiamo certamente immaginare, perché abbiamo tutti dimestichezza con la natura, però nel quadro vediamo il fiore, i vari tipi di fiori in primo piano, ma non solo, a mio avviso, è questa in primo piano, ma addirittura se noi li guardiamo da vicino,
è come se fossero guardati con una lente di ingrandimento. È come quando noi guardiamo, per esempio, la nostra pelle con una lente di ingrandimento, vediamo i pori, un grande, tutto, i contorni, le cose. E quindi viene un po' alterata la funzione, però sappiamo benissimo che la pelle lì da vicino può dare questa impressione, da lontano invece viene fuori tutta la loro valenza della bellezza floreale. È come se emergessero appunto da una profondità che comunque è loro propria. E un'ultima notazione sul qualcosa che si vede semente, ma che sottintende la loro essenza specifica di fiore. È un po' come quando si sentono dei profumi alla rosa, alla cicognina, non lo so, si sente il profumo ma non c'è il fiore. Ecco, qui in questo caso, perché il profumo coglie l'essenza, qui in effetti noi vediamo anche il fiore, ma è un tipo di dipingere i fiori cogliendone l'essenza, secondo me, di ognuno e facendoli emergere dalla loro profondità naturale per restituirci poi nei quadri che possiamo qui ammirare. Ecco, penso che sia. Grazie.